Il 12 aprile del 1961, Yuri Gagarin, a bordo della Vostok 1, è stato il primo uomo ad andare nello spazio. Il successo della missione ha consacrato davanti al mondo intero gli enormi sforzi dell'Unione Sovietica nella corsa allo spazio. Ma se non fosse così, se Gagarin non fosse stato il primo uomo ad andare nello spazio, c'è chi mette in dubbio la storia ufficiale. Cerchiamo di capirne di più. Due italiani, Achille e Giovanni Judica Cordiglia, tra la fine degli anni 50 e metà degli anni 60, costruirono con mezzi di fortuna una stazione radio in provincia di Torino, capace di captare i segnali emessi dai satelliti e intercettare le comunicazioni dei primi veicoli spaziali con la Terra. Inizialmente registrarono dalla loro casa, ma dopo poco adattarono un vecchio bunker della Seconda Guerra Mondiale sulle colline torinesi e divenne la sede della loro stazione radio. La chiamarono Torre Bert. Erano gli anni della corsa allo spazio. Stati Uniti e Unione Sovietica iniziarono i primi tentativi di conquista del cosmo lanciando satelliti e veicoli spaziali. E fu proprio nel 1957 che i due fratelli riuscirono a captare e registrare i segnali provenienti dallo Sputnik, con a bordo la piccola cagnetta Laika. Fu un risultato straordinario che attirò sui due fratelli l'interesse della stampa italiana internazionale. I sovietici, a differenza degli americani, non annunciavano le proprie missioni, ma comunicavano al mondo l'esito delle missioni soltanto dopo la riuscita della missione stessa. Questo per i fratelli rappresentava un problema, perché non sapevano quando effettivamente si sarebbe svolto il lancio. Erano sempre in allerta, pronti a captare le trasmissioni russe. Nel corso del tempo riuscirono a decodificare alcuni segnali che le basi sovietiche inviavano prima di una missione. Oltretutto, Torino si trovava in un'ottima posizione rispetto alla traiettoria usuale dei velivoli spaziali sovietici, e i due fratelli erano in grado di captare le comunicazioni radio. Ma all'inizio degli anni 60, quello che i due fratelli registrarono sorprese e inquietò allo stesso tempo. Il 28 novembre del 1960 captarono un messaggio in codice Morse inquietante. Una richiesta di aiuto presumibilmente inviata da un cosmonauta su un velivolo in orbita che, secondo i calcoli, si stava allontanando dalla Terra. Radio Mosca, qualche giorno dopo, dichiarò che era stato messo in orbita un velivolo che sarebbe servito per le successive missioni umane. Il 2 febbraio 1961 captarono un respiro affannoso e un battito cardiaco, fino a registrare un rantolo e la fine del battito. I due fratelli avevano registrato la morte di un cosmonauta in orbita intorno alla Terra. Sempre un paio di giorni dopo, i sovietici annunciarono il lancio di un velivolo spaziale senza equipaggio, rimasto in orbita per qualche giorno, prima di disintegrarsi nell'atmosfera terrestre. Ma nel maggio del 1961 i due fratelli fecero la registrazione più drammatica. Una voce di donna cercava di comunicare con la Terra. Un velivolo spaziale era bruciato nell'atmosfera terrestre. Le intercettazioni dei due fratelli sollevarono l'interesse della stampa e crearono molto scalpore. La notizia arrivò fino a Mosca, che smentì totalmente la veridicità delle registrazioni. Ma cosa hanno registrato i due fratelli? Dalla loro stazione radio hanno davvero registrato le voci e gli ultimi momenti di vita di cosmonauti morti durante missioni segrete?
ancora oggi non sappiamo se davvero le registrazioni sono reali comunicazioni di cosmonauti morti in missioni tenute segrete dai sovietici. È anche vero che dalla caduta dell'Unione Sovietica buona parte del materiale secretato è stato rilasciato e nessun militare ha mai parlato o scritto un memoriale che parlava di queste sfortunate missioni. È improbabile che di eventi così drammatici e importanti non sia rimasta traccia né ci sia stata una testimonianza diretta. In quegli anni si era nel pieno della Guerra Fredda e diversi programmi di disinformazione erano stati messi in piedi sia dai sovietici che dagli americani. Secondo alcuni, i due fratelli potrebbero essere stati usati dalla propaganda americana per screditare il lavoro dei sovietici. Il programma spaziale sovietico in quegli anni era avanti rispetto a quello americano. Con Gagarin riuscirono a battere gli americani e inviare il primo uomo nello spazio. E così le registrazioni dei due fratelli potevano in qualche modo ridimensionare il successo sovietico e sporcarlo con il sangue di molti uomini lasciati morire nel silenzio. Sono solo ipotesi. Ancora oggi non conosciamo la verità. Ma sicuramente sappiamo che terribili incidenti hanno caratterizzato la corsa allo spazio e molti uomini hanno perso la vita, sia americani che sovietici. La conquista dello spazio è una sfida ai limiti delle capacità dell'uomo, una strada impervia e pericolosa. Per aspera ad astra, dicevano i latini, attraverso le difficoltà si giunge alle stelle.